kembali lagi dengan saya Rosa dan ada teman saya Maria. Selamat hari Minggu dari kota Roma, khususnya dari Vatikan. Ini kita lagi menunggu. Quanto minuti ancora? Sedikit lagi. Jadi ini kita bertiga lagi menunggu juga teman-teman. Ini teman kita orang Filipina. Say something for my friend Indonesia. Hi, come visit Rome, Italy. Okay, and this is the Maria. Maria, say something for the people, Indonesian people. Selamat hari Minggu ya. Oke teman-teman, sedikit lagi, 5 menit lagi Bapak Paus akan keluar. Jadi saya akan tunjukkan kepada kalian. Oke teman-teman. Oke teman-teman, 2 menit lagi Bapak Paus akan keluar. Teman-teman, 1 menit lagi ya, loncengnya udah berbunyi bertanda telah sudah tiba jam 12. Uno, oke, sudah keluar. Ciao Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. In questa domenica il Vangelo fa risuonare con forza. Ti invito a vivere in pienezza e senza tentennamenti la nostra adesione al Signore. Gesù chiede ai suoi discepoli di prendere sul serio le esigenze evangeliche anche quando ciò richiede sacrificio e fatica. La prima richiesta esigente che egli rivolge a chi lo segue è quella di porre l'amore verso di lui al di sopra degli affetti familiari. Dice chi ama padre o madre, figlio o figlia, più di me non è degno di me. Gesù non intende di certo sottovalutare l'amore per i genitori e i figli, ma sa che i legami di parentela, se sono messi al primo posto, possono deviare dal vero bene. Lo vediamo. Alcune corruzioni nei governi vengono proprio perché l'amore alla parentela è più grande dell'amore alla patria.